Benvenuti in studio, ospite gradito questa mattina e il coordinatore dell'organismo congressuale forense, l'avvocato Mario Scialla, che gentilmente ci dedica un po' di tempo per commentare insieme l'audizione del ministro della giustizia, di Carlo Nordio, sulle linee programmatiche del suo dicastero. Buongiorno, coordinatore. Buongiorno e grazie dell'occasione. Allora, abbiamo già una prima visione, diciamo, di quelle che sono state, di quello che è stato l'intervento di Nordio. Vogliamo commentarla insieme? Sì, io sono felice di aver sentito snocciolare tutta una serie di interventi. Non sono affatto sorpreso, però sono solo felice perché quelli che sono principi che sono stati richiamati c'erano noti per chi esercita l'attività professionale nell'ambito penale, ha letto, ha avuto modo di documentarsi sul pensiero del ministro anche precedentemente al suo incarico, lo trovo assolutamente in linea e quindi non sono per nulla sorpreso anche della coerenza. Quello che mi piace risaltare, quindi far risaltare, non è tanto l'uscita importante su temi anche centrali nel processo penale, E ma ricordiamo, coordinatore, quali sono sulla successione le carriere proprio. separate, la stretta sui PM arbitrari e un minor uso delle cimici, questo diciamo per chi non è aggiornato, ecco. Però io vorrei invece evidenziare, e qui secondo me è l'aspetto addirittura superiore, che non è stato però rimarcato, l'ordine che ha dato a questi interventi, cioè innanzitutto prendere atto della crisi economica. E questo è fondamentale perché l'avvocatura, e qui smetto la toga e indosso le vesti del coordinatore OCR, l'avvocatura ha bisogno di interventi immediati, l'avvocatura è in grandissima difficoltà. Quindi parlare di innesti sul numero dei magistrati, del personale amministrativo, è assolutamente in linea con quello che è stato richiesto in questi anni e io ne ho partecipato attivamente dagli ordini professionali di tutte le grandezze. Noi nella prossima assemblea parleremo anche dell'OGF, intendo, parleremo anche della difficoltà a livello proprio di personale amministrativo, il numero di magistrati dei piccoli tribunali. Quindi questo è importantissimo perché se non si interviene subito e bene, tutto il resto, quello che già in pillole ha evidenziato, che ovviamente anche a livello storico, culturale, di battaglie dei penalisti segna un momento importante di giusta soddisfazione, però poi rischia di perdere quella che è la sua importanza. Il richiamo anche all'equo compenso, voglio dire, sono tutti passaggi importanti che a mio avviso sono addirittura preliminari, ma proprio per esaltare quelle che poi sono le prese di posizioni su principi. E ora vengo a te, a quello che hai giustamente evidenziato. Anche qui forse è stato dato meno risalto, ma secondo me è un passaggio cruciale. Custodia cautelare si ipotizza un controllo diverso, forse migliore, dal GIP addirittura a sezione di corte appello. Questo secondo me è fondamentale perché dimostra la consapevolezza che talvolta il ruolo del GIP inserito in quel contesto, con quella mole di atti che arriva e con quella sequela, rischia di perdere un pochino l'attenzione sulle garanzie che invece, portato in altro contesto, in altra allocazione, sembra un passaggio di scarso rilievo, invece è importantissimo, può cambiare tanto. Anche qui, se noi ragioniamo in questi termini e cominciano a applicarsi le situazioni, le misure custodiali nei casi veramente importanti, noi diamo un diverso respiro a tutto il processo, anche sulla modalità con cui ci si può difendere nel prosieguo. Quindi io lo trovo assolutamente importante. Del resto, guarda, è in linea anche
con quelli che in qualche modo erano i rilievi della commissione Lattanzi sul ruolo del GIP, che per la sua collocazione, ripeto, anche proprio come locali, rischia, ovviamente questo non avviene nella maggior parte dei casi, rischia però di avere una sorta di routinarietà su temi fondamentali come la libertà personale. Questo è bene che non avvenga. E poi scendiamo più nel dettaglio, le intercettazioni. Ora, anche qui, prevenendo quelle che possono essere anche delle letture non corrette di quanto dichiarato, come ripeto, in linea con il programma, ma anche con le convinzioni del ministro, e qui lui punta l'attenzione, oltre che sui numeri, sulla differenza rispetto agli altri paesi europei, anche sulla diffusione, e questo forse è il tema ugualmente, se non addirittura maggiormente caro all'avvocatura, perché noi poi lo viviamo quotidianamente con i nostri assistiti. Il processo è un dramma, qui si aggiunge un altro dramma. Obiettivamente questo è proprio inconcepibile. E solo una reazione forte può, come dire, creare un atteggiamento e anche una discontinuità. Poi, anche qui, certezza della pena, che si senta affermare che non è solo il carcere la risposta, a me fa molto piacere, perché noi in tanti anni abbiamo vissuto sulle montagne russe, un'impostazione governativa evidenzia, sottolinea che siamo tutti in pericolo, una successiva invece comincia a parlare un linguaggio che non è più quello del panpenalismo. Ora secondo me è il momento proprio di arrivare a una sintesi e prendere cognizione che quantomeno non esiste solo, dicevo, il penale, ma soprattutto non esiste solo il carcere come modalità di soluzione dei problemi. In ogni caso, coordinatore, mi interessava il suo parere, non soltanto come appunto massimo esponente dell'organismo congressuale forense, che è l'organo di rappresentanza politica dell'avvocatura, ma anche come penalista alla luce della rassegna stampa di oggi, in cui Nordio è il protagonista, credo, assoluto nella stampa nazionale. E proprio dalla rassegna stampa si può notare come differenti, anzi contrapposte siano le reazioni alle parole di Nordio, perché passiamo da l'entusiasmo, ed è incredibile, diciamo, vista la persona forse poco sorridente, come una persona poco sorridente come Gian Domenico Cagliazza, che è presidente delle Camere penali, e invece poi dall'altro lato abbiamo per esempio Santa Lucia, che è presidente dell'ANM, che ha definito le parole del guardasigille sulle intercettazioni, per esempio, dure e ingenerose. Quindi ecco, era importante avere proprio il suo punto di vista, per così dire, trasversale su questo. Ha fatto bene a rimarcare questi due estremi, ma non mi sorprendo affatto. Io sono solo soddisfatto, e devo dire, così come sono soddisfatto di questi che sono stati i primi rapporti con la politica da parte dell'organismo dal nostro insediamento del 22 di ottobre. Noi abbiamo notato qualcosa di insolito, cioè che quello che ci è stato detto che si poteva fare nell'immediato è stato fatto, ma senza esitazioni, senza dover neppure insistere su certi profili, sollecitare. Devo dire che questo ci lascia sperare bene anche per il prosieguo. Poi le dichiarazioni programmatiche, a mio avviso, vanno interpretate bene, e soprattutto bisogna guardare immediatamente all'applicazione pratica. Non bisogna né entusiasmarsi né deprimersi. Prendiamo atto che c'è la volontà di cambiare qualcosa. Noi ci siamo, abbiamo piacere di essere di fornire una voce in capitolo, quindi il mio sentimento è quello di dire: eccoci qua,
bene, procediamo insieme su tanti temi che sono cari all'avvocatura. La nostra commissione di procedura penale, per esempio, che si è appena insediata, ma che ha degli ottimi componenti al suo interno, è assolutamente su questa linea di condivisione, di partecipazione attenta. Poi è chiaro che ognuno ha a cuore le sorti del processo, sappiamo essere maturi, sappiamo essere responsabili e non sbilanciarci e guardare solo in un'ottica miope che ci porterebbe poco lontano. Quindi c'è da fare bene, noi siamo contenti perché il clima è buono. C'è da fare, ma anche tanto è stato fatto, ricordiamolo, nel paniere delle attività fatte, portate a casa, diciamo, dall'organismo congressuale forense, possiamo già annoverare dei buoni e degli ottimi risultati, visto che comunque la nuova governance dell'OCF si è insediata soltanto dopo il congresso, quindi dopo gli inizi di ottobre. Per esempio parliamo di ecocompenso, ecco. Come sappiamo... Lo dico per coloro che non dovessero essere aggiornati sulle peripezie legislative dell'iter dell'eco compenso. La proposta di legge è stata presentata da un gruppo di deputati, poi è stata approvata dalla Commissione Giustizia, è trasmessa al Senato, dove non ha potuto però completare il proprio iter parlamentare a causa dello scioglimento anticipato della legislatura. E poi comunque è stata ripresentata e l'OCF ha avuto un ruolo attivo. Assolutamente, abbiamo avuto la possibilità e l'abbiamo colta al balzo di fornire una interlocuzione, lì si è trattato di fare una scelta strategica. Noi tra l'altro siamo il terminale di un'operazione più complessa che nasce anche nel corso di questi mesi. Io ho avuto la fortuna di assistervi nella duplice veste, sia ora di coordinatore che di componente, e lo sono ancora, sarò fino a gennaio come segretario di un ordine importante, quindi so bene l'avvocatura quanto tenesse a questa norma e al raggiungimento di questo obiettivo. Io come penalista l'ho compreso tardi, ma quando l'ho capito ho ritenuto che fosse veramente la priorità delle priorità, perché ha un significato che supera quello immanente, è anche un segnale dell'esistenza, della dignità della professione, non può essere mai abbandonata. Come si difende l'eco compenso? Con le norme e con rispetto delle norme. A Roma il Consiglio dell'Ordine ha operato una raffica di interventi dove questo non avveniva da parte delle pubbliche amministrazioni, una legge più specifica nei termini che noi abbiamo chiesto venga approvata. Noi abbiamo fatto una scelta di campo, abbiamo detto meglio portare a casa il risultato ora nella corsia preferenziale, ove si dovesse tornare sui temi abbiamo i nucleati, sono molto specifici, molto tecnici, ma insomma condividiamo la necessità di l'opportunità di portare subito a casa un risultato. Ma non c'è stato solo questo, anche un'altra antica battaglia dell'avvocatura che anche in termini numerici ha una vastissima eco, perché sono molti i colleghi iscritti nelle difese ufficio per il patrocinio in favore di un ambiente, anche di questo noi ne parleremo con un tecnico anche di cassa nell'ambito del consiglio di amministrazione, legge di bilancio, compensazione fra crediti professionali derivanti di difesa ufficio e patrocinio e cassa forense. Questo significa tantissimo sia per cassa che per l'avvocatura. Ora qual è la prospettiva? Non ci fermiamo qua, questo è uno dei tanti momenti. Otteniamo il via libera, cominciamo a preoccuparci di un'applicazione corretta su tutto il territorio, quindi attenzione massima ai protocolli. Noi dobbiamo arrivare a un'omogeneità su tutto il territorio. Io ieri parlavo con la responsabile di una delle nostre commissioni, ragionavamo dicendo forse è il caso di spingere per dare impulso a un tema unico, a quello che può essere un'attenzione su tutto il territorio omogenea di un protocollo che venga seguito. A quel punto, quando il credito è certo, viene applicato in termini veloci, poi la compensazione con cassa, che pure richiede un passaggio tecnico che noi proprio in assemblea andremo a spiegare il 16, perché l'ho inserito all'ordine del giorno, diventa un altro elemento importante di sostegno a un'avvocatura in crisi. E poi ancora siamo intervenuti sulle disfunzioni informatiche, interpretazione dubbia sul blocco che si era creato per un passaggio assai utile per i civilisti, che è quello dell'estrazione certificati
anagrafici, abbiamo avuto l'opportunità e l'abbiamo sfruttata di interloquire con il Ministero insieme agli ordini più importanti, ma non è stata una scelta solo per il numero, per la rilevanza in sé degli ordini e dei loro presidenti, è stata una scelta di operare con gli ordini più importanti anche perché sono quelli di riferimento su cui buona parte dell'avvocatura italiana va a stampare poi i certificati, quindi era importante che ci fossero loro. Insomma, il tempo è passato, ma è passato direi bene, abbiamo lavorato in maniera molto attenta, devo dire con grande armonia, che quello poi è fondamentale all'interno di un organismo, e quindi siamo anche contenti di registrare dei risultati assolutamente favorevoli, ma questo è solo un passaggio. Se continuiamo anche con questa sintonia all'interno dell'avvocatura, io credo che arriveremo lontano. Ecco, a proposito di sintonia, di essere sintonizzati insieme, ormai i tempi sono maturi per poterle chiedere qual è la percezione che lei ha, assorbito da parte dell'avvocatura in generale per quanto riguarda l'organismo congressuale forense. Mi spiego. L'organismo congressuale forense, la maggior parte delle persone che ci stanno seguendo, non ha una lunga storia dietro le sue spalle, quindi forse una difficoltà può essere anche quella di far recepire cosa sia l'organismo congressuale forense fino alla base dell'avvocatura. Non è semplice far capire, quale sia la vera, forse, identità. In fondo l'organismo congressuale forense è il parlamentino degli avvocati, ma questa cosa forse finora è stata un po' difficile da veicolare, vuoi per vicissitudini varie, ma anche e soprattutto perché l'organismo congressuale forense è giovane, anagraficamente giovane. Cosa mi sa dire a questo proposito? Lei sta sentendo difficoltà oppure nella sua azione sul territorio, che è già ben nutrita, come vediamo anche dalle notizie dell'OCF, sta avendo un buon riscontro, ecco, proprio nella base dell'avvocatura? E direi che la risposta in qualche modo è già arrivata. Io credo che noi dobbiamo ragionare in termini di proiezione per il futuro e nell'immediato. Nell'immediato noi dobbiamo trovare un accordo, come già esiste, e in questo siamo fortunati. Ovviamente ci veniamo incontro con quelli che sono, quelli che io definisco, i nostri compagni di viaggio, cioè le istituzioni, CNF Cassa e gli ordini professionali. Lei è un uomo di ordine, ordine inteso come istituzione. Io vengo dalla 10 anni di associazionismo, che non ho mai smesso poi di praticare, 10 anni di ordine, quindi, come dire, anche un sano pragmatismo, so quello che serve. Io credo che dobbiamo fare un lavoro anche però in prospettiva. Allora, dov'è che l'OCF non può essere forte, proprio per la giovane età anagrafica? Nei rapporti con il territorio. Quindi noi dobbiamo accreditarci sul territorio. È un lavoro che non è che troverà sfogo in pochi giorni, in pochi mesi, ci vorranno anni, ma se noi abbiamo le basi salde, se noi cominciamo a intervenire nei dibattiti locali, come stiamo facendo, tanto per dare un riferimento, io porto, con la speranza che l'Assemblea lo approvi, una modifica del regolamento sulla concessione del logo, passa da 45 giorni, nella mia prospettiva, a 15, perché noi dobbiamo essere parte integrante delle problematiche, delle prospettive, conoscerle innanzitutto. Io ho iniziato questo percorso, dovunque vado, anche a livello professionale, mi fermo, cerco di raccogliere, perché noi non dobbiamo solo dire quello che stiamo facendo, dobbiamo anche sentire quali sono i problemi, e vi assicuro che l'Italia è veramente tanta e diversa. Quindi dobbiamo operare in questi anni per rafforzare l'idea di OCF e dell'utilità di OCF, ma voi vi rendete conto che significa godere di un flusso circolare di informazioni che proviene da tutta Italia, con 54 campioni che sono coloro che compongono l'organismo, che sono figure di riferimento in tutta Italia. Ma è qualcosa di straordinario. Se noi riusciamo a far funzionare questa macchina
come si deve, le prospettive sono straordinarie. E una cosa di più però, secondo me noi dobbiamo anche uscire un po' fuori dal binario classico, che è molto comodo, abbiamo imparato, sappiamo fare più o meno tutti, i temi sono quelli, i riferimenti sono quelli, no, noi dobbiamo ragionare su una cosa importante che può creare respiro all'avvocatura, e cioè le nuove competenze. Ho creato, l'Assemblea l'ha approvata, una commissione ad hoc, devo dire questo spalleggiato assai dalle altre cariche e dall'ufficio di coordinamento. Noi dobbiamo trovare nuovi spazi all'avvocatura, che non significa entrare in contrasto con le altre professioni, assolutamente no. Noi dobbiamo collaborare con le altre professioni, dobbiamo rafforzarci dove serve e dare un'idea diversa e più utile all'avvocatura nei rapporti con le imprese. Tutte quelle attività che noi dobbiamo in qualche modo rinsaldare, cambiando anche gli interlocutori. Noi dobbiamo parlare sempre delle stesse cose con le stesse persone. Andiamo a cominciamo a entrare in contatto con i settori produttivi a tutti i livelli, dove serve l'avvocato, ovviamente, noi quello possiamo fare. E vedrete che se riusciremo a fare questo, anche da qui qualcosa di buono ne deriverà sicuramente. Parliamo per assurdo, se lei avesse delle facoltà di onnipotenza, da avvocato, cosa farebbe? I classici tre desideri, no? Da poter realizzare, ma naturalmente solo in ambito professionale, come avvocato. Ma io il desiderio più grosso che ho è quello di aprire i miei armadi dove sono conservati i fascicoli e trattare tutti i processi che ho. Oggi io credo che in aula ne arriva una metà, quindi quello è il mio primo obiettivo, che però non voglio vivere in senso egoistico, non è che mi preoccupo delle parcelle, evidentemente anche di quelle, ma mi preoccupo di chi c'è dentro quei fascicoli, perché buona parte di quelle persone che si sono affidate a me hanno una storia, per quello abbiamo lavorato, hanno qualcosa da dire, perché non ascoltarle? Quindi il primo desiderio è proprio quello, cioè dare vita e dare corpo a quello che non riusciamo a fare. È ovvio che questo si lega al tema degli investimenti, il maggior numero di magistrati e del personale amministrativo. Del resto noi dobbiamo andare in controtendenza. Io ricordo il congresso di Genova, lì il ministro dell'epoca, gli avvocati erano, sembravano addirittura contenti, cominciò a dire che sarebbero stati dei tagli progressivi. Ecco, dobbiamo andare in senso esattamente opposto. Poi, cosa mi piacerebbe? Che chi viene in tribunale la viva come un luogo, anche a livello architettonico, quindi di sicurezza, idoneo ad ascoltarlo, a comprendere la sua ansia, e quindi ci siano anche dei locali accoglienti, ci siano attenzioni nei riguardi delle persone che vengono trasportate con le manette, i detenuti, insomma le persone per bene o anche non per bene, fra virgolette, una definizione ovviamente superficiale, con il quale noi ci relazioniamo, ecco, dovrebbero vedere nel tribunale veramente poi l'affermazione di quello che il giudice. Io mi sforzo tanto con i miei assistiti per dire: guarda che tu non devi avere paura del giudice, quello è il tuo giudice, tu anzi devi favorire un rapporto di non solo di rispetto ma anche di aspettative dal tuo giudice. Sgombra il campo da questa idea errata che si sta creando nella giustizia, e se invece errata non è, diamoci da fare per cambiare questo. Non solo per le sorti di ogni processo, accettare pedissequamente quello che è un esito in qualche modo ascoltato è sbagliato, e non ci dobbiamo far contagiare da questo clima. E quindi, come dire, operare di più, operare in un contesto migliore, e che veda l'avvocato avere il risalto che merita. Quindi chiudo con un terzo desiderio. Noi credo che siamo ormai maturi, perché abbiamo fatto un lungo percorso, gli ordini stanno anche procedendo bene, stanno procedendo bene i consigli distrettuali di disciplina, stanno aumentando la produttività. Io credo che in futuro noi avremo un'avvocatura
più matura, un'avvocatura donna, la percentuale è importante, e il femminile non è solo rivendicazione, il femminile è anche per noi una modalità, per noi uomini, una modalità di confronto e di stemperare determinate conflittualità. Io credo molto in questo futuro del rosa, anche dell'ordine, perché degli ordini intesi come professione. Ecco, noi così, con questa avvocatura più omogenea, più matura, più al femminile, dobbiamo presentarci come interlocutori migliori anche alla politica, e quindi non può l'avvocato dover inseguire la riforma, fornire il contributo. L'avvocato deve stare nella stanza dei bottoni e operare come una sorta di stanza di compensazione subito, cioè il progetto deve vedere già la figura dell'avvocato in partenza. Sarà tutto più facile, ci vuole più tempo, ma quando poi il problema è risolto, quello dura nel tempo e non lo scarti di più, perché hai tutte le componenti al suo interno. Questa attenzione al femminile si vede anche da un particolare che non è un vezzo, di qualcosa di rosso che campeggia sul suo polso. Questo è un significato ben preciso. Sì, sì, e questo sì, sì, è il, quando c'è stata la giornata, a piacere, non ci pensavo, c'è stata la giornata che ricordava la violenza nei confronti delle donne, l'abbiamo celebrata degnamente a Roma con tutto l'OCF, c'è stato un interessantissimo convegno, relazioni veramente profonde, quasi tutte colleghe, componenti della magistratura, ricordo il procuratore generale della Cassazione, insomma si è trattato un tema con particolare attenzione, ho voluto dare risalto alla presenza anche degli uomini, bisogna cominciare veramente anche da cambiare un pochino mentalità e supporto. Si può fare tanto, ecco. I tempi credo che siano maturi e la voglia c'è. Assolutamente sì, i tempi sono maturi anche per chiudere questa nostra conversazione, e naturalmente la ringrazio per aver sottratto il suo preziosissimo tempo, che è veramente poco, perché in effetti lei, sappiamo, è impegnato su più fronti e con grandi responsabilità, quindi non resta che fare da parte sua gli auguri agli avvocati italiani, e naturalmente poi sono io che li faccio a lei per le prese. Grazie, io ricambio affettuosamente, mi ha fatto piacere, devo dire che siamo supportati da un'ottima squadra, quindi tanti auguri per le imminenti festività e su col morale. Buon lavoro coordinatore, a presto. Grazie altrettanto.